Arriviamo quindi alla seconda parte del nostro seminario. Quindi abbiamo capito come funzionano i diritti d'autore. Quindi la prima parte era quella un po' più sostanziosa, un po' più diciamo tosta dal punto di vista dei principi giuridici, però abbiamo messo le basi, le fondamenta per capire tutto quello che arriverà adesso. Senza quelle fondamenta avremmo fatto fatica veramente. Quindi adesso parliamo di openness, di open educational resources e di licenze open, di licenze Creative Commons, e appunto come licenze Creative Commons diventano uno strumento fondamentale per l'attività didattica, proprio in virtù della, vi ricordate, quella spinta verso il riuso, riutilizzo delle risorse, che è previsto, è uno degli elementi centrali del Piano Nazionale Scuola Digitale, azione numero 23. E quindi ritorno al nostro schema, a questa nostra mappa, diciamo, orientativa del diritto d'autore. E abbiamo esaurito quindi tutta la parte arancione sulle regole, abbiamo visto quali sono le eccezioni previste dalla legge, no? Quindi il braccio di sinistra della parte blu dello schema. Adesso finiamo con l'ultimo braccio, quello relativo al libero utilizzo che viene concesso dal titolare dei diritti, cioè non è una norma di legge a dirmi che posso utilizzare liberamente l'opera, ma è lo stesso titolare dei diritti, cioè l'autore, non so, l'editore, il produttore, a dirmelo, a darmi questa libertà, e lo fa attraverso l'applicazione di una licenza open, come vi spiegherò adesso, cioè cerchiamo di capire il concetto, approfondire il concetto di licenza open. E vedete che il simbolino utilizzato è quello delle CC, cioè delle Creative Commons, ok? Quando tutte le volte che vedete queste due CC col cerchiolino, arriviamo al concetto, cioè ci sta richiamando il concetto di licenza Creative Commons, che sono le più note, le più diffuse licenze open per opere creative. E proprio visto quello che abbiamo un po' approfondito, no, in questa prima ora e un quarto di seminario, se tutto è sotto copyright, quindi anche le risorse educative, cioè anche i contenuti educativi che abbiamo creato noi nella nostra attività di docenza o altri nostri colleghi prima di noi, sono automaticamente sotto copyright, quindi sono closed by default, sono delle closed educational resources come principio generale. Come faccio a farle diventare open? Applico una licenza open, come vi spiegherò dopo. Questo è un esempio. Questo è un, non so se tra di voi c'è qualche insegnante, qualche docente di matematica, però questo è uno dei primi manuali di matematica, forse il primo in Italia, manuale di matematica interamente realizzato in forma collaborativa, perché erano 40 collaboratori tra docenti, appassionati e studenti che hanno dato il loro feedback, e che è stato poi rilasciato sotto una licenza open. È un vostro collega di Lecce, che insegna in un istituto di Lecce. In quel link trovate l'intero PDF del manuale, che poi è stato prodotto in più edizioni, in varie edizioni, aggiornato, e anche, come vedete dalla foto, anche poi stampato in tipografia, quindi è stato anche prodotto una versione non solo digitale ma anche cartacea. E questo è proprio un classico esempio di una risorsa educativa aperta, resa open grazie a una licenza Creative Commons. Ma non c'è bisogno di arrivare a questo livello. Anche, come vi dicevo prima, la dispensa realizzata per una nostra lezione, oppure un piccolo video divulgativo che ho fatto con i miei studenti, delle fotografie realizzate per un lavoro di gruppo, tutto quello che volete, tutte queste risorse che poi rientrano, diventano parte integrante dell'attività didattica, possono diventare open grazie all'utilizzo di questo tipo di licenza. In generale, che cos'è una licenza d'uso? Una licenza d'uso, non mi ricordo se l'ho messa nella slide successiva o no, quindi iniziamo a focalizzare la etimologia della parola licenza. Da cosa deriva licenza? Da licere, latino, che vuol dire autorizzare, permettere, no? Quindi quando c'è una licenza vi deve venire sempre in mente che c'è qualcuno che dà un permesso, ok? Vado, non so, apro un bar e ho bisogno della licenza, no, per somministrare alcolici, e vado all'ufficio preposto del mio comune che fa questo lavoro.
qua non siamo nel mondo del diritto amministrativo, siamo nel mondo della proprietà intellettuale, del diritto d'autore, quindi la licenza verrà data dal titolare dei diritti, che diventa in quel caso licenziante. E coloro che prendono l'opera in licenza sono licenziatari, questo è tipico del linguaggio giuridico, no? Una licenza d'uso quindi è un documento che il titolare dei diritti d'autore allega alla sua opera per regolamentarla nelle modalità di diffusione e di utilizzo. Siete già incappati più volte in una licenza d'uso senza dover arrivare a questo corso, e l'esempio che faccio, adesso non lo posso fare perché sennò dovrei muovere troppo questo computer, basterebbe alzare questo computer e sotto ci sarebbe una bella etichetta con scritto Microsoft e il numero di matricola che collega questa copia di Windows a questa singola macchina. Ok? Perché? Perché questa copia di Windows è data in licenza dalla Microsoft per essere utilizzata unicamente su questa macchina. E quella è la licenza, la trovate, se volete leggere nel testo, tutte le volte che avviate il sistema operativo e c'è all'inizio la licenza che voi dovete accettare. Ok? Quella è la licenza d'uso. Però questo esempio che vi ho fatto della licenza di Microsoft è il classico esempio di licenza chiusa, licenza proprietaria, cioè una licenza che viene utilizzata dal titolare dei diritti non tanto per aprire, non tanto per liberare gli utilizzi di un'opera, ma quanto per richiuderli ulteriormente. Ok? In generale, quindi, una licenza d'uso è un documento, come vi spiego in questo secondo paragrafo, che basandosi sul diritto d'autore e quindi muovendosi entro i suoi confini, da un lato definisce quali usi si possono fare dell'opera e dall'altro stabilisce le condizioni che si devono rispettare per l'utilizzo dell'opera. Cioè sono due anime che troverete sempre in tutte le licenze. Ok? Quindi una licenza in cui una parte in cui il titolare dei diritti vi sta dando delle libertà, perché sennò non sarebbe una licenza, perché qualche autorizzazione ve la deve pur dare, anche se molto ristretta, e una parte in cui il titolare dei diritti invece stabilisce delle condizioni per l'utilizzo dell'opera. Ok, queste due componenti le troveremo in tutte le licenze. Le licenze open sono licenze, vedete, casi in cui l'autore vuole rilasciare l'opera libera dai tradizionali vincoli del copyright. Cioè è lo stesso titolare dei diritti che gradisce che la sua opera abbia un maggiore respiro rispetto a quello che il diritto d'autore classico prevede, quindi la vuole liberare, quindi utilizza una licenza in un'ottica contraria rispetto a quello che veniva fatto fino a quel momento, fino a un po' di anni fa con le licenze proprietarie, ma la licenza diventa uno strumento per appunto riaprire e liberare l'opera. Quindi per farlo si possono utilizzare apposite licenze, dette appunto licenze open. Tra queste le più note sono licenze Creative Commons. Questo è l'effetto che si ottiene. In realtà non sono proprio 50 le sfumature di open, sono 6, dopo ve le faccio vedere, però grazie alle licenze riusciamo a creare delle sfumature intermedie tra questo bianco e nero che abbiamo già visto nelle slide precedenti, no? Il sistema, il diritto d'autore per come è impostato, che ci piaccia o meno, crea questo o bianco o nero, cioè o tutto sotto copyright e quindi devo sempre chiedere il permesso, oppure tutto in pubblico dominio, cioè tutto libero quando appunto il diritto d'autore è scaduto. Per creare questa sfumatura intermedia, o mi appoggio su una delle libere utilizzazioni che abbiamo visto prima, ma come abbiamo ben spiegato sono dei casi eccezionali e che sono ben stabiliti dalla legge, oppure devo far leva sulla volontà dell'autore, del titolare dei diritti, del licenziante in questo caso, cioè di colui che mi rilascia l'opera in licenza. E vedete che anche il motto, no? Quando parliamo di copyright è tutti i diritti riservati, all rights reserved, lo troviamo scritto sotto i libri, nei CD, nei DVD, in tutti i prodotti, nel software, ok, tutti quei prodotti rilasciati in un'ottica di copyright tradizionale, quindi tutto riservato. Il pubblico dominio risponde invece al motto nessun diritto riservato, e invece Creative Commons dice alcuni diritti riservati, cioè crea una sfumatura intermedia. E come vi ho detto prima, 50 sfumature di open era più che altro una battuta, e le sfumature vere sono 6, sono queste qua, e vengono create, dopo ve le faccio vedere bene, però vengono create dalla combinazione di 4 clausole base. Cioè le Creative Commons sono state strutturate, sono delle licenze create dall'incrocio di queste 4, possiamo chiamarle o clausole o condizioni o elementi della licenza. Vedete, attribuzione, non commerciale, non opere derivate, condivide lo stesso modo. Non so se qualcuno di voi c'è già
le ha già incrociate nella sua attività, no? Immagino che nessuno. Dove? Giusto per sapere. Su un blog, ok. Però dico una cosa che adesso creerà scandalo. In realtà sono sicuro che da questa mattina ad ora, che sono le 5 del pomeriggio, qualcuno di voi è sicuramente incappato in un'opera rilasciata sotto Creative Commons, è che non se ne è reso conto. Vediamo se vi viene in mente che cosa. Quando cerca, a parte le mie slide non valgono, lo so. Le mie slide sono sotto licenza Creative Commons, non ve l'avevo ancora detto, però sì. Ma in realtà, da quando vi siete alzati questa mattina e avete cercato qualcosa su internet, quasi sicuramente siete finiti su un'opera sotto licenza Creative Commons. E perché lo dico? Adesso non ve lo posso far vedere perché dovrei avviare la rete, non sono sicuro di... Però quando cercate qualcosa su Google, pensate che cosa vi viene fuori come prima, solitamente come prima informazione. La voce di Wikipedia che parla di quell'argomento. Ok? Stiamo guardando un film e non ci viene in mente come si chiama quell'attore, oppure in quali altri film ha recitato quell'attore. Vado su Google, metto il nome dell'attore e ancora prima di aprire la pagina di Wikipedia, attenzione, Google mi fa vedere di fianco un'anteprima che mi dice: Robert Redford ha recitato in questi film, è nato nel, è morto nel, ok? Morto no, scusate, è vero. È nato nel, ha recitato nel, ha preso questi premi, e questo mi compare in questa specie di box laterale di Google che Google pubblica proprio perché Wikipedia ha adottato una licenza Creative Commons che consente una libera riutilizzazione dei contenuti di Wikipedia. E infatti, se noi apriamo una qualsiasi voce di Wikipedia e andiamo in fondo, scopriremo che c'è una licenza che è la Creative Commons Attribution Share Alike, quindi nonché la licenza delle 6 Creative Commons ma più utilizzata, perché è quella utilizzata da tutte le voci di Wikipedia, che sono arrivate non so quanti milioni di voci sulla Wikipedia italiana. Ok, quindi tenete gli occhi aperti, perché in realtà, come si diceva una volta negli anni 80, quando c'era il telefilm I Visitors, sono già in mezzo a noi. Cioè, le Creative Commons sono molto più in mezzo a noi di quello che a voi sembra, ok? Quindi il vostro collega ha parlato di un blog, YouTube ad esempio consente l'utilizzo di licenza Creative Commons, quindi a volte alcuni video sono su YouTube con licenza Creative Commons, SlideShare, Flickr per coloro che usano che pubblicano fotografie. Quindi è un fenomeno ben più diffuso di quello che noi possiamo pensare, è che non ci facciamo caso, perché ormai ci siamo un po' assuefatti al non leggere, a usare tutto ciò che c'è su internet senza farci caso. Però torniamo al nostro ragionamento. Creative Commons cosa ha fatto? Ha realizzato delle caratteristiche fondamentali, 4 caratteristiche di base, che sono queste che vi ho fatto vedere, e poi dalla loro combinazione ha tirato fuori le 6 licenze Creative Commons. Le caratteristiche sono 4, le licenze sono 6, se qualcuno è bravo in matematica i conti non tornano, perché dalla combinazione di 6 elementi, scusate, di 4 elementi, devono venire fuori molte più combinazioni di 6. Il fatto qual è? Che ad esempio la prima attribution è tenuta fissa in tutte le licenze, quindi il fatto che un elemento sia fisso già riduce le combinazioni. E poi 2 di queste sono incompatibili l'una con l'altra. Il non opere derivate e il condivide allo stesso modo non possono convivere. Perché? Perché una ci dice che non puoi fare opere derivate, cioè vuol dire che non puoi creare delle modifiche, rielaborazioni della mia opera. L'altra dice: se fai rielaborazione della mia opera, devi rilasciare le rielaborazioni con la stessa licenza. Questo dice il condividere lo stesso modo, lo share alike, in inglese rende meglio, molto, è molto più efficace. Quindi è ovvio che non ci può essere una share alike non opere derivate, perché sennò logicamente incompatibili l'una con l'altra. Il non commercial direi che si spiega da solo, no? Cioè l'autore ci sta rilasciando liberamente l'opera, ma non per scopi commerciali, quindi non gradisce che vengano fatte a scopi commerciali. E vedete che anche i simboli sono stati pensati proprio per rendere le licenze facilmente comprensibili anche a chi non ha avuto la fortuna di partecipare a questo corso, cioè a chi non ha speso un po' di tempo,
un po' del suo tempo a leggersi Licenze Creative Commons. Uno arriva su un blog, vede il simbolino del dollaro barrato, e insomma più o meno ci arriva, che vuol dire che non debbano essere fatti usi commerciali, no? Oppure il simbolino dell'uguale, non opere derivate, cosa vuol dire? Vuol dire che l'autore, il licenziante, ci sta dicendo che l'opera deve essere utilizzata ma tenendola uguale a se stessa, senza farne opere derivate, modifiche, rielaborazioni. Il condividere lo stesso modo è un simbolo che abbastanza, per chi è del settore, è abbastanza evocativo. È una C rovesciata, che è il simbolo del copyleft. Okay? E se adesso ci fate caso, non so se si capisce, la C è anche a forma di freccia, è come se fosse una freccia che torna indietro, no? Perché? Perché i diritti effettivamente vengono concessi e in un certo senso ritornano indietro. Perché? Perché la licenza deve essere applicata anche sulle opere derivate, e quindi le libertà che io ho ricevuto le devo concedere a mia volta anche sull'opera derivata. Ok? Quindi questo diritto, questa libertà viene, in un certo senso, torna a beneficio anche del licenziante originario. Faccio un esempio di opera derivata, cioè molto concreto, così capite cosa parliamo. Qualcuno di voi, uscendo da questo seminario, prende le mie slide e vuole farne un saggio, quindi trasformare le slide in un testo. Prende le slide e argomenta e allunga un po' il brodo, no? Per farlo diventare un testo letterario, un piccolo saggio. Quel saggio è ovviamente un'opera derivata delle mie slide, quindi lui ha potuto fare questa cosa perché io gliel'ho concessa attraverso la mia licenza open. Però visto che la licenza delle mie slide è una share alike, anche il saggio dovrà essere rilasciato sotto la stessa licenza. E questa cosa si trasmette a cascata, perché qualora qualcuno volesse usare quel saggio per farne ad esempio un video divulgativo, anche il video, essendo opera derivata del saggio, che è opera derivata delle mie slide, si porterà dietro la stessa licenza. Avete capito il meccanismo? Per questo è uno share alike e c'è questo simbolino. Quindi, quello che abbiamo detto, dalla combinazione di queste quattro clausole vengono fuori queste sei licenze, che ovviamente come nome, vedete, hanno esattamente i nomi delle caratteristiche, delle quattro caratteristiche, e i simbolini infilati all'interno di questi bottoni. Attribuzione, attribuzione condivide lo stesso modo, attribuzione non opere derivate, attribuzione non commerciale condivide lo stesso modo, attribuzione non commerciale non opere derivate. Come avrete intuito, le ho messe in ordine dalla più libera alla più restrittiva, no? La prima ci chiede solamente di essere, cioè l'autore ci sta dicendo sostanzialmente fai quel cavolo che vuoi della mia opera, massima libertà, l'unica cosa che ti chiedo è che tu mi citi correttamente come autore. E poi, man mano che scendo, si aggiungono delle restrizioni, il condivide allo stesso modo, oppure il non opere derivate, e poi nelle ultime tre si aggiunge anche il non commerciale. Ok? Quindi l'ultima, come vedete, avendo due clausole negative, è ovviamente la più restrittiva delle sei. Quindi nella nostra slide, quella della sfumatura, la più libera, la attribution, sarebbe verso la destra della nostra slide, quindi più vicino al pubblico dominio. Quella con le due clausole negative, l'attribution non commercial, non derivative, sarebbe invece più vicina al copyright, nella sfumatura di grigio, più verso il grigio. Ok? Come si applica una licenza Creative Commons? Anche qua, avendo la rete operativa, sarebbe più comodo, però ve lo faccio vedere così. Ma ho la rete operativa in realtà, forse su questo computer. Proviamo. O mi avventuro in un'avventura senza ritorno. Cosa facciamo? Per applicare una licenza... Ecco, no, scherzavo. Mi sono avventurato troppo. Va bene. No, ma niente, ve lo faccio vedere lo stesso, non è un problema. Allora, modalità schermo intero, torniamo alla nostra slide. Come faccio ad applicare una licenza Creative Commons? Allora, le licenze Creative Commons sono state pensate, cioè funzionano bene anche fuori dal web, però sono pensate principalmente per funzionare, per essere utilizzate nel web, in internet. E quindi il meccanismo è quello del link, cioè devo collegare la mia opera con il testo della licenza, fare in modo che l'utente, l'utilizzatore che arriva sulla mia pagina, sul mio file, possa capire chiaramente che quell'opera è sotto la licenza, una delle sei licenze. E appunto il meccanismo è quello banalissimo del link.
Poi è un link, fra virgolette, avanzato, perché, perché è un link che inserisce anche dei metadati al, al, al file o alla pagina web, però appunto, vabbè, il discorso dei metadati sarebbe più facilmente comprensibile attraverso il sito web, che non vi posso far vedere, però sostanzialmente cosa succede? Io vado su questa pagina del sito, creativecommons.org, choose, che vuol dire scegliere, come ben sapete, e ci compare questa, questa, ci compare, ci compare questa, il microfono, ok, ci compare questa schermata. Questa schermata che cos'è? Altro non è che una procedura guidata realizzata da Creative Commons per aiutare il neofita, colui che non ha, appunto, che non ha conoscenza delle sei licenze, a scegliere quella delle sei che fa al caso suo. Quindi se voi non avete ben chiaro, non avete capito, in realtà fuori da questo corso dovreste in teoria aver ormai afferrato il concetto, però, però per coloro che non, è, non, sono, non sono abituati alla materia, basta rispondere a queste due domande, e non so se si vede, c'è scritto consenti che vengano condivise adattamenti della tua opera, e poi ci chiede permetti che la tua opera venga utilizzata a scopi commerciali, e a seconda delle risposte che do a, questa, a queste due domande lui ci dice quale delle sei è la licenza che risponde alla nostra esigenza, ok? Vedete che poi in questo riquadro c'è anche la parte aiuta gli altri ad attribuire a te la tua opera. Perché? Perché come ho detto prima c'è una parte di metadati, cioè se io inserisco delle informazioni aggiuntive su il mio sito, il mio nome, il titolo dell'opera, varie informazioni, il formato dell'opera, queste informazioni vengono trasformate dal sito Creative Commons in una stringa di codice HTML che si vede in questa parte della slide, cioè in questa parte in basso a destra, e questo permette che cosa? Permette di fornire ai motori di ricerca un'informazione ulteriore, cioè il motore di ricerca riesce a percepire che in quella pagina web, in quel file sulla rete, non solo c'è un'opera di Simone Liprandi, ma che quell'opera è di Simone Liprandi, è rilasciata sotto una licenza specifica e che la, la fonte originaria è questo specifico sito web www.liprandi.org/libri e ad esempio che quest'opera è stata tratta da un'opera precedente, perché ho anche indicato la fonte dell'opera originaria da cui ho fatto l'opera derivata e via dicendo. Ok, quindi questa attività che si chiama di metadatazione permette la maggior reperibilità dell'opera. Quindi questo è come io posso scegliere e applicare una licenza, quindi attraverso il meccanismo del link. Voi mi direte, ma se non sono sul web come faccio a fare il link? Lo faccio attraverso invece estrinsecando il link testualmente, ad esempio nella pagina del libro che vi ho fatto vedere prima, che come vedete è un libro cartaceo normalissimo. Cosa ho fatto? Sono andato nel colophon, lo faccio vedere nella registrazione, non so, no, non si vede perché c'è buio, però nel colophon c'è la indicazione della licenza con i titolari dei diritti, che siamo noi autori, e il fatto che quest'opera è stata rilasciata sotto la licenza Creative Commons Attribution 4.0 e che il testo della licenza è disponibile all'indirizzo creativecommons.org/licenses/by/4.0. Semplicemente ho indicato testualmente quello che avrei fatto in formato digitale su un sito web. Però il concetto è lo stesso, cioè mettere il lettore, l'utilizzatore dell'opera nelle condizioni di capire, di leggere correttamente quali sono i termini d'uso della mia opera. Ok? Quindi questo è come si applica una licenza. Adesso ci spostiamo dall'altra parte, cioè da parte di tutti gli altri, cioè degli utilizzatori di opere che vogliono sapere sotto quale licenza è stata rilasciata l'opera. Cioè, esempio, lo stesso esempio di prima, anzi in realtà un vostro collega prima mi ha fermato nella pausa e mi ha chiesto delle informazioni. Il classico esempio, io sono un docente che deve andare a fare una presentazione a un seminario, a un convegno, e ho bisogno di alcune foto, di alcune immagini per spiegare delle mie slide, rendere più chiare le mie slide. Cosa farebbe l'uomo della strada? Va su Google, le prime che gli piacciono le prende e le mette nelle slide, no? Questa direi che è la prassi dell'uomo medio. Visto quello che abbiamo detto nella prima ora del nostro seminario, in realtà questa non è proprio la prassi più corretta.
Perché? Perché potrebbe semplicemente essere che una di queste foto ha un diritto d'esclusiva e di una casa editrice, di un autore che non gradisce che venga fatto questo utilizzo, e magari posso richiamare la libera utilizzazione, non so, l'articolo 70,1 bis, però solo in alcuni casi, se sono in ambito di didattico, scientifico, e solo se sono sul web. Ma se sono in un altro tipo di utilizzo, quella cosa lì non la posso fare, in teoria. E allora devo fare cosa? Devo affidarmi, devo cercare solamente foto, immagini che sono state rilasciate dal titolare, foto che sono in pubblico dominio, perché potrebbe anche essere sufficiente quello, mi bastano delle foto degli anni 30, 40 di cui i diritti sono scaduti, oppure andare a cercare delle foto in cui il fotografo autore ha applicato una licenza open che mi consente questo tipo di utilizzi. Quindi spostandoci dall'altro lato, cosa facciamo? Cerchiamo su un motore di ricerca specializzato opere che abbiano queste licenze. Creative Commons ad esempio ne ha realizzato uno, cioè se io vado su Creative Commons, search.creativecommons.org, vado sul motore di ricerca di Creative Commons, che come vedete, questo è uno screenshot che ho fatto del motore di ricerca, vedete che qua ha l'indicazione I want something that I can use for commercial purposes oppure modify, adapt or build upon. Cioè, voglio che tu mi cerchi qualcosa che sia utilizzabile a scopo commerciale, ad esempio, oppure libero, cioè liberamente modificabile e riadattabile, a seconda dei casi. Io, ad esempio, sono un autore di cortometraggi e ho bisogno di una musica horror perché ho una scena thriller nel mio cortometraggio. Ho bisogno di una musica che abbia questo tipo di licenza, cioè che consente l'opera derivata, perché mettere un brano musicale sotto un video è una forma di derivazione, e quindi ho bisogno che l'autore, il titolare dei diritti, mi abbia concesso questa libertà. Allora, attraverso un motore di ricerca calibrato in questo modo, riesco a trovare delle opere che abbiano già queste caratteristiche, quindi dal punto di vista del diritto siano open, siano libere, ok? Pensavo di avere un'altra slide, ma non ce l'ho. In realtà questa cosa la fa anche Google. Se voi andate su Google ricerca avanzata, e mi spiace non aver saltato la slide, se voi andate su Google ricerca avanzata, cioè non sul Google quello normale, ma quello che una volta compariva sotto, vi ricordate, sotto il campo di Google c'era ricerca avanzata, adesso dobbiamo andare a cercare advanced_search, però andando su Google ricerca avanzata, tra i vari campi che mi permettono di filtrare bene la ricerca, c'è proprio anche quello dei diritti di utilizzo. Sostanzialmente fa la stessa cosa che fa questo motore di ricerca qua di Creative Commons, con la tecnologia di Google, però, quindi a volte addirittura ancora più performante. Dovrebbe funzionare, però. Internet? Sì, che forse non è collegato. Un attimo, poi si è acceso le cose. Però prima, ormai credo che si faccia una certa, però tanto il concetto è arrivato, per fortuna avevo fatto gli screenshot, e l'unico che mi manca è questo qua di Google, che poteva essere utile, ma lo trovate anche voi, anche dal cellulare, andate su Google ricerca avanzata e se fate caso c'è tra i vari campi di utilizzo anche quello, i vari campi di filtro, anche quello che si chiama diritti di utilizzo. Se andate su Google immagini, in alto trovate il campo diritti di utilizzo, quindi utilizzatelo. Si chiama diritti di utilizzo e vi invito a utilizzarlo. Ok? Mi fermo un attimo e vi chiedo domande, perché questa parte, esatto, so che questa parte genera un po' di curiosità e di dibattito. Prego. Tutte le opere che sono presenti con licenze, quindi sono di pubblico dominio? Allora, ripeto la domanda perché così si sente anche nella registrazione e si sente anche alle persone dietro che non hanno sentito. Tutte le opere che non hanno una licenza sono di pubblico dominio? Questa è la domanda. Risposta no, nel senso che abbiamo detto prima, tendenzialmente tutto è sotto diritto d'autore, è il contrario, ok? Tutte le opere che non hanno una licenza tendenzialmente vuol dire che sono sotto copyright. Anche se l'autore non ha espresso... Sì, anche se l'autore non ha espresso, è quello che dicevo prima. Cioè, anche se l'autore non ha espresso, in realtà poi è molto raro che succeda, perché se vado a vedere in qualsiasi sito web c'è sempre in fondo
un, anche se scritto in piccolo, un copyright 2017 con la C cerchiata. E quindi quello è già, anche se molto generico, è un'indicazione del fatto che l'autore, che qualcuno lì vanta dei diritti, ok? E quindi è una leggenda metropolitana questa cosa, che se non c'è scritto nulla vuol dire che è libera, assolutamente. È il contrario, è se c'è una licenza è libera, perché vi ho detto, di default tutto è sotto copyright. Se c'è una licenza, e questa è la risposta, l'avevo già data prima in realtà, è in questa slide qui, il mio famoso schema, cioè questa è la slide che ci risponde alla domanda. Cioè tutto, la regola è che è tutto sotto copyright, tranne i casi in cui o sono sicuro che siano scaduti i diritti, allora magari un'immagine di Roma storica degli anni 50 può essere che sia in pubblico dominio, perché sono passati delle foto di mera documentazione in Italia, hanno una tutela di 20 anni e quindi probabilmente è caduta in pubblico dominio. Oppure se è un testo letterario ad esempio, o un video, se non sono in un caso di libera utilizzazione o non c'è una licenza che me lo consente, io non lo posso utilizzare, anche se l'autore non ha detto nulla, perché tendenzialmente l'autore potrebbe sempre, anche dopo, dirmi guarda che quella cosa non potevi utilizzarla. Quindi mi raccomando, non cadete in questa leggenda. Poi che non vi succeda nulla è un altro discorso, nel senso che non arrivano i carabinieri a prenderti a casa se hai utilizzato la foto in una lezione. È ovvio che poi di fatto concretamente non è una violazione così grave, però può essere ad esempio che ci venga richiesta la rimozione, quello sì. Cioè faccio un montaggio video, classico esempio, faccio un montaggio video, quindi spendo ore e ore di lavoro per un progetto, per un lavoro di gruppo con i miei studenti, poi a lavoro finito carico il video su YouTube, no? Carico il video su YouTube, YouTube mi dice non te lo posso caricare perché la musica che hai utilizzato è coperta da diritto d'autore, no? Vi è mai capitato? Non vi è mai capitato? Ah, ecco, vedete che... Eppure quella musica l'avevo trovata sul sito di un musicista che non aveva detto nulla. No, in realtà no, perché vedete che poi a un certo punto il nodo è venuto al pettine. Classico esempio, ogni tanto mi scrivono sul blog, no? Ingenuamente, utenti che dicono... Ma come, ho fatto un video della cresima di mio nipote e YouTube me l'ha bloccato perché dice che la musica è viola i diritti d'autore. Ci deve essere sicuramente un errore, perché ho usato la musica classica. E gli dico, sì, ho capito, musica classica, ma chi è che la suonava sta musica classica? Chi è che la cantava? Ah boh, la cantava Pavarotti e Domingo. No, perché ci sono i diritti connessi. Quindi anche quando il diritto d'autore è scaduto ci sono altri diritti, che vi ho fatto vedere prima nel nostro bello schema, vi ricordate lo schemone? Quindi non è così facile, tendenzialmente è molto più facile che ci sia un diritto piuttosto che non ci sia. Lo so che è un po' scoraggiante, un po' deprimente come prospettiva, perché in realtà il diritto d'autore non nasce per essere così invadente, però l'hanno fatto diventare così. E quindi l'idea è sempre, io vi invito a essere prudenti e a verificare sempre. E vedrete con un po' di attenzione in più, visto che ho visto la mano alzata, arrivo. Visto che il leitmotiv del nostro seminario era la consapevolezza, usciti da qua oggi, fate caso che in realtà quasi sempre è indicato da qualche parte che c'è un diritto di qualcuno. Ok? Domanda? Altra domanda era? No, quindi quando pubblica qualcosa, sì? Per esempio YouTube, per esempio altre piattaforme, non è soltanto, cioè la contestazione dell'autore non deriva soltanto dal fatto che io posso trarre un vantaggio. No, non è solo. No, ecco, questa è un'altra leggenda metropolitana, cioè il fatto che si pensi che il diritto d'autore rilevi solo quando c'è qualcuno che ci guadagna. In realtà no, perché uno potrebbe semplicemente non gradire che quell'opera venga utilizzata. Punto. È un diritto esclusivo, mica per nulla, si chiama esclusivo perché esclude gli altri, quindi ognuno fa poi le sue scelte. Io rilascio tutto liberamente perché è stata una scelta anche, come dire, etica, perché ho acquisito un po' di notorietà nei primi anni della mia carriera proprio perché avevo scritto i primi libri sulle licenze open,
ti pare che poi non utilizzo le licenze open? Quindi poi la gente ha iniziato a seguirmi, a riconoscermi come quello che utilizza le licenze open, e quindi è diventato un po' un mio marchio di fabbrica. È ovvio che non sono tutti obbligati ad avere un approccio come il mio. Io ho massimo rispetto per coloro che dicono: no, io ho i miei diritti d'autore e decido di gestire nel modo più restrittivo possibile, perché questo secondo me è l'approccio. Io non sono d'accordo, perché mi sembra molto, molto fuori dai tempi questo tipo di ragionamento, però ci sono autori che hanno ancora questa mentalità. Quindi noi da utilizzatori dobbiamo stare attenti, perché se abbiamo a che fare con uno che capisce che capisce la questione del non ci ho guadagnato nulla e quindi poverino non ha fatto nulla di male, allora non ci dice nulla. Ma se invece troviamo uno che invece è molto rigido, che ha un approccio conservatore, ci può chiedere innanzitutto la rimozione del contenuto, che già è una scocciatura, perché magari ho fatto del lavoro e devo rifarlo, ma addirittura in alcuni casi gravi anche un risarcimento del danno. Allora, se gli utilizzatori sono scuole, vi ricordo che c'è tutta la parte sulle libere utilizzazioni che vi ho mostrato prima, cioè questa parte qua, ok? Quindi questa parte qua già mi dà un po' di respiro, però attenzione, deve essere in ambito di attività didattica, tutto quello che abbiamo visto prima, su cui non torno perché sennò divento noioso, no? Però i limiti sono scritti lì. Prima qualcuno di voi mi ha chiesto, noi utilizziamo nella pausa, spesso utilizziamo, proiettiamo dei video, no? Oppure un istituto musicale ovviamente deve, cioè, nella sua attività didattica c'è anche l'ascolto di musica o anche il suonare e fare i saggi, quindi è ovvio che c'è un'attività di sfruttamento di musica e di opere cinematografiche reale, concreta. Se questa è parte integrante dell'attività didattica, posso invocare quel tipo di norma che vi ho citato prima. Se però esco dall'attività didattica, classico esempio, l'assemblea di istituto in cui proiettiamo un film e poi vengono anche i genitori, i cugini, le fidanzate, allora non è più attività didattica, è uno spettacolo. E allora lì si ha ogni tanto un giro a vedere se è tutto regolare, lo fa. Ed è, come dire, che ci piaccia o meno, però è legittimo e funziona così. Non posso spacciare per attività didattica ciò che esce palesemente dall'attività didattica. Pensate che si paga la SIAE anche per usare per la musica nei matrimoni, nelle cresime, che sono feste private, ma essendo fatte in ristoranti, in agriturismi, in luoghi comunque aperti al pubblico e che escono dalla cerchia ordinaria della famiglia, viene pagata la SIAE lo stesso, anche se forfettariamente con una cifra bassa, però viene pagata. Quindi capite come il diritto d'autore vada oltre quello che normalmente voi pensate. Ok, quindi grazie per le due domande, perché mi hanno permesso di sgombrare il campo dalle leggende metropolitane che normalmente arrivano. Prego. Se si realizza una pizza educativa bella, ad esempio un video, e all'interno di questo video si mettono degli oggetti acquistati in rete, per esempio una molecola del DNA, una doppia elica. Quindi delle immagini comprate. Dopo ripeto la domanda, così. Questa potrebbe essere comunque una risorsa educativa aperta. Allora. Ripeto la domanda, lui dice: se sostanzialmente realizza una risorsa educativa aperta che però ingloba qualcosa che io ho acquisito, diciamo, per vie commerciali classiche. La risposta, bella domanda, grazie. La risposta è: dipende. La classica risposta che piace a tutti, immagino. Nel senso che dipende perché bisogna vedere la licenza con cui è stata acquisita. Perché a volte questi store ci vendono l'immagine e nella licenza con cui ci viene concessa l'immagine c'è scritto che è uso strettamente personale, ad esempio, quindi non è per pubblicazioni a scopo commerciale. Quindi se questo video poi andrà a finire su un DVD o andrà a finire sulla rete in un certo circuito, magari devo comprare la licenza, quella premium, quella professional, e a volte la differenza di prezzo è sostanziale. Io ho seguito un mio cliente come avvocato che aveva fatto un po' una cosa, diciamo, tirato un po' la corda, cioè era un'agenzia di grafica che per realizzare copertine di libri e cartelloni pubblicitari aveva un abbonamento a uno di questi database di immagini. Piccolo problema che il database era stato non acquistato dall'azienda, ma dal grafico che era collaboratore esterno,
il quale aveva una licenza personale. Perché? Perché la licenza personale costava tipo 300 euro all'anno, quella aziendale costava 2005. Quindi ho capito che così spendi di meno, però ovviamente puoi fare meno cose. E gli è andata bene fino a un certo punto, fin quando una delle loro immagini è finita su un libro che ha avuto un po' di diffusione, un po' di notorietà, e l'agenzia originaria si è accorta e ha cominciato a mandargli la lettera di diffida dicendo: ma quell'immagine voi non avevate la licenza per metterla in una copertina, perché la licenza era del grafico e non della casa editrice, non dell'agenzia. Quindi questo è un esempio che risponde un po' alla domanda, no? Quindi prego. I blog, addirittura articoli di giornale intero, sì, con la scritta sia a disposizione sì, sì, per ho presente. Sì, sì, sì. Ho capito la domanda, sì, la ripeto così. Allora, lui dice: ho trovato in rete blog, siti web che dicono che sostanzialmente riproducono articoli di giornale, a volte anche immagini, fotografie, in cui palesemente loro dichiarano di non essersi preoccupati di chiedere l'autorizzazione, e dicono: se abbiamo violato qualche diritto fateci sapere. E non funziona proprio così, diciamo. Sì, allora loro dicono: siamo disponibili alla rimozione, ma non funziona così, perché la rimozione potrebbe non essere sufficiente, perché se hai generato un danno civile c'è anche il risarcimento del danno. Quindi si assumono un rischio. Poi ammetto che l'ho fatto anch'io a volte, ammetto di averlo fatto anch'io. C'è un blog, a volte devo parlare di un argomento, l'unica fonte che avevo era un articolo di Repubblica, di cosa, facevo lo screenshot e lo dicevo. Poi, come dire, a volte c'è un livello di tolleranza per cui si capisce che non stai facendo male a nessuno, quello lì era l'unico modo per parlare di quell'argomento, quindi puoi invocare, come dire, un principio generale di fair use e fai quello, no, come quando sei all'estero che fai: io italiano non capire, no, non capire, cioè fai quello che non sapeva. E quindi ovviamente per uno come me è molto difficile sostenere il non capire su questa materia, però posso, nel vostro caso, nel senso, è legittimo cercare di prendersi un po' di libertà. Però quei siti che lei mi ha citato, temo che se sono quelli che ho capito io, invece tirano un bel po' la corda, un po' troppo. Ce n'è uno che proprio lo dice chiaramente, che è D'Agostia, si assume il rischio, secondo me. Secondo me quello che lui riesce a guadagnare in fatto di introiti pubblicitari e di traffico sul suo sito gli permette di poter affrontare ogni tanto qualche richiesta di risarcimento qua e là. Semplicemente, cioè, è una scelta, eh? Nel senso, non si va in galera per quella roba lì, si genera una questione civile. E uno può dire: io nella mia attività posso decidere di assumermi questo rischio e affrontare di volta in volta la questione. Ok? A volte però non ti va sempre così bene, perché magari vai a toccare l'interesse molto, molto delicato di qualche casa editrice grossa, il danno generato è pesante, quindi dopo devi risarcirlo. Però non funziona, cioè non funziona semplicemente con la rimozione, perché sarebbe troppo bello. È ovvio che la rimozione è la prima cosa che viene richiesta. Ok? Quindi in tutti i blog, in tutti i siti c'è sempre il tastino, anche su Facebook, no? Su Facebook, su Twitter. Se voi vi trovate una vostra foto pubblicata su Twitter o su Facebook e non gradite che sia lì, c'è il tastino in alto, no? Il claim, in cui dici: questa foto non mi piace, e ti chiedono perché, e tra le varie opzioni c'è: viola un mio diritto d'autore, punto. E loro fanno una piccola verifica e te la tolgono. Però se questa foto era una foto destinata ad esempio ad un concorso fotografico importante in cui io avrei potuto vincere un premio di qualche migliaia di euro, e quindi la sua pubblicazione su Twitter mi ha danneggiato, e io riesco a dimostrare questa cosa, c'è anche il risarcimento del danno. Ok? Adesso non vi voglio far venire la paranoia, però è per darvi un quadro completo della situazione. Però se non ci sono altre domande, in realtà abbiamo ancora una piccola parte, veloce, però c'è una terza. Ci sono altre questioni sul diritto d'autore? Ok, allora.